bel sito Hotel Le Due Torri, a Mano Calzati, a circa 200 metri dall'uscita Avellino Est della Napoli Bari. www.belsitohoteldueTorri.it. Sindaco Forgione, lei dice sì, c'era preoccupazione su questa struttura, ma mai potevamo immaginare che si arrivasse a questo epilogo, addirittura che risultasse che non siano state rispettate le norme progettuali, cioè ciò che era indicato nel progetto iniziale della scuola. Ma in realtà non è una questione di preoccupazione rispetto alla struttura, perché non è che c'era una preoccupazione sulla struttura, anche perché ci furono anche degli interventi dei vigili del fuoco, certo non delle indagini approfondite, ma non è mai risultato degli elementi significativi da cui si potesse percepire che la struttura potesse essere pericolosa. Avviata insomma questa fase delle indagini, di approfondite indagini per verificare come era messa la struttura, ci siamo trovati pure di fronte ad altra sorpresa, quella insomma della difformità progettuale. La realizzazione dell'opera non è conforme a quello che per alcuni punti che sono indicati dettagliatamente nella relazione del professore Candela indicano quali sono le criticità di questa struttura, e quindi ovviamente sono state messe in risalto. Se ci dovesse essere la condizione di poter richiedere al Ministero, insomma agli organi competenti, di poter accedere ad un mutuo consistente per la realizzazione di una struttura, lo farei con grandissima tranquillità, perché una scuola è qualcosa di molto importante per un paese, è un punto di aggregazione dove vengono formati i nostri giovani, quindi non esiterei a fare una cosa del genere. Ovviamente quello che è il pensiero, quello che è l'idea di voler fare qualcosa va sempre rapportato rispetto a quelle che sono le possibilità che la legge ti consente, anche in casi purtroppo insomma, di questo tipo. Mi auguro che in brevissimo tempo riusciremo a chiudere questo percorso. Ovviamente l'augurio è questo, è quello di riuscire anche a poter reperire un finanziamento per la realizzazione della struttura. Un paese senza scuola diventa un paese che ha un problema serio.